qua a Milano per noi fumatori. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha promesso che da marzo non si potrà fumare alle fermate di bus e tram e nelle code per accedere ai servizi comunali e ai musei. È giustissimo, perché chi non fuma ovviamente non tollera il fumo anche stando all'aperto. Se era il tempo che fumavo avrei fumato comunque. Alla fermata posso capirlo per una questione di rispetto per chi è vicino, per una questione di inquinamento penso che possa essere più irrilevante la questione del fumare alle fermate. Le motivazioni di un divieto simile, che in Italia sarebbe un unicum, nascono proprio da questioni di inquinamento ambientale. Infatti, in alcuni studi emergerebbe che il fumo di sigaretta è una delle cause che contribuisce allo sforamento dei livelli di inquinamento. Entro marzo, dunque, il Consiglio Comunale metterà ai voti il nuovo regolamento denominato Aria e Clima. È un primo step. Si dovrebbe adottare una misura maggiore, diciamo. La proposta alle fermate dell'autobus mi sembra un pochino... poco. La sigaretta è sicuramente un fumo nocivo che viene messo nell'aria. Col blocco del traffico sperano di risolvere, quello potrebbe essere un punto in più. No. Sai, stai a vedere che mo' il problema dello smog sono le sigarette. Voi andate alle manifestazioni per il verde, siamo qui. Ma guardi, sempre. Sì. Un po' di c'è verde, ci mancherebbe. Come si concilia il fumo con la politica verde? Male sicuramente, ma nel senso io fumo perché è un vizio. Un vizio che a Milano potrebbe passare, visto che, oltre al divieto di fumare aspettando il tram, entro il 2030 il divieto verrà esteso a tutti i luoghi pubblici della città, dalle piazze alle aree verdi, come già previsto a New York dal 2011. E probabilmente proporrà delle zone, secondo me. Zone per fumatori? Zone per fumatori, come, giusto che, già come esiste, giusto che sia. In Giappone già esiste, ad esempio. No. Infatti, la ragazza giapponese ci conferma che in Giappone è assolutamente vietato fumare nei luoghi pubblici e anche nelle strade. Per chi non sa resistere alla sirena del tabacco, ci sono delle gabbie di vetro nelle strade all'interno delle quali si può fumare. Smoking area. Ma c'è un paese nel mondo che può essere considerato il paradiso dei fumatori. La ragazza viene dall'Arabia Saudita. Ah, from Saudi Arabia. E ci dice che nel suo paese è possibile fumare dappertutto. Yeah, I smoke everywhere. It's possible. It's safe.